siamo in Viale Gramsci alla Iris e stiamo per raccontare la storia di Attilio. Ciao! Salve, mi chiamo Attilio Ascone, vengo da Gioia Tauro e sono venuto qua ad Iris per rifare i denti. Avevo un problema da quando sono nato con i denti. Tu sei nato, proprio nato, con i dentini di latte già in bocca? Sì. E questi dentini poi che cosa hanno fatto? Questi denti dopo un anno e mezzo i miei genitori me li hanno fatti togliere dai dentisti. Poi dopo tanti anni sono cresciuti altri 8 denti, di più non sono cresciuti. Quindi tu nell'età adolescenziale, 12-13 anni, avevi 8 denti? Sì, fino a 18 anni ce l'ho avuti praticamente. I denti permanenti tuoi erano 8? 8, sì, e niente cresceva più. E cosa ti avevano proposto per poter avere una dentatura normale? Mi avevano proposto degli interventi che per come è il mio carattere non posso sopportare, perché ci volevano quasi 3 anni e mezzo per farmi una dentatura. E quindi poi abbiamo trovato il dottor Cesare. Abbiamo chiamato e ci hanno fissato subito un appuntamento e siamo saliti ad Arezzo a febbraio dell'anno scorso, e mi ha rassicurato al 100% che l'intervento si poteva fare senza trapianto d'osso. Allora, quello che ti avevano proposto era un trapianto d'osso. Sì, era quindi un trapianto d'osso, da aspettare quasi un anno e mezzo e poi impiantare le viti, aspettare altri 6 mesi e poi impiantare i denti. Gli impianti. Quando hai incontrato ad Arezzo il dottor Cesare, lui ha visto la tua panoramica? Mi ha rassicurato che non c'era bisogno di fare il trapianto d'osso, che si poteva fare anche senza. E tu cosa è successo dentro di te? E niente, sono scoppiato a piangere perché si poteva fare in un tempo brevissimo, come volevo io, e quindi abbiamo programmato l'intervento e sono salito a Firenze a farlo. Sei venuto qui in Gramsci? Sì, sono venuto qui in Gramsci a Firenze. E sei stato addormentato un po'? Sì, ho fatto la sedazione e abbiamo incominciato con gli impianti. 4 impianti superiori? Sì, sono 4 impianti superiori e 4 inferiori. E dopo quanto ti hanno messo i tuoi denti? Dopo 6 mesi. Contando tutto è passato un anno. In un anno adesso hai denti fissi? Sì. Raccontami le tue emozioni. E niente, le mie emozioni sono state tantissime perché avevo dei problemi pure a ridere e a scherzare e ora sono cambiato. Sei cambiato pure di carattere? Sì, sono cambiato pure di carattere, un po' stupendo. Senti, i tuoi amici che ti hanno detto? Niente, i miei amici erano felici più di me. Felici più di te? Perché sapevano tutti i problemi che ho passato con i denti. Ricordiamo che avevi degli apparecchi in bocca, no? Sì, avevo degli apparecchi mobili. Perché tu avevi questi 2 incisivi? Avevo 2 incisivi e 2 molari, poi avevo 2 canini e 2 molari di dietro e basta. E per sopperire, ecco. E poi avevo le protesi. E poi avevi le protesi. Dimmi quanti anni hai adesso? 23. Pensa, hai cominciato questa storia da piccolo piccolo ed eri veramente triste oltretutto. Tanto. Avevi paura che non si potesse risolvere? Sì. E qual è stata la soluzione? Il dottor Cesare? Il dottor Cesare è stata la soluzione. Senti, so che tu parti adesso con una nave e te ne vai in Francia perché il tuo lavoro è nelle navi. Sì. Quanto sorriderai questa volta? Tantissimo. E come masticherai? Masticherò tanto. Allora, magari prenderai qualche chilo? Sì, già l'ho preso. Adesso troverai una fidanzata? Sì, troverò una fidanzata. Adesso ti senti più sicuro? Ora sì, più sicuro sì. Beh, ti facciamo tanti auguri. Dovresti ringraziare anche tuo papà però, eh? Sì. Perché ti è stato tanto vicino. Soprattutto lui. Sei commosso, eh? È bella questa commozione, la commozione di gioia. La vita comincia adesso per te, con la bocca. La tua bocca è in salute ora. Sì, ora sì. In salute e bella. Hai dei bei denti, facceli vedere. Allora ciao Attilio, buone cose. Grazie anche a voi.